Fattore generoso, Berlusconi non ha mai rinunciato ed oggi generoso per inclinazioni o obblighi legali lo è stato davvero. Per mantenere la ex moglie Veronica lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio le verserà 100.000 euro al giorno, 3 milioni di euro al mese. Finisce così, con una sentenza depositata in gran segreto nei giorni di Natale, la richiesta di separazione non consensuale avviata dall'ex signora Berlusconi nel 2009, dopo lo sdegno per quel ciarpame senza pudore con cui Veronica bollava l'ipotesi di candidare Veline dopo più che maggiorenni alle imminenti elezioni europee. Finisce oggi il lavoro dei legali, perché la storia d'amore, il sogno principesco, quello era già finito. Lontani i tempi in cui il cavaliere a Marrakesh per i 50 anni di Veronica sfoderava fra sorrisi e danze del ventre un collier di diamanti. Pochi mesi dopo vennero le avance a Mara Carfagna e la richiesta di pubbliche scuse da parte della consorte affidata a un quotidiano. Non c'era ancora il tourbillon del Bunga Bunga, presto sarebbero arrivate olgettine, rubacuori e serate di burlesque. Ma certo qualcosa, con la lungimiranza delle mogli offese, Veronica doveva averla intuita. Ci volle Noemi Letizia, i suoi 18 anni festeggiati colpati, per spingerla a dire pubblicamente, mediaticamente, basta. Tutto il resto di questa Dallas Brianzola è passato sotto i riflettori, l'impero da dividere fra i 5 figli, le proprietà, le richieste economiche. Oggi c'è l'accordo, generoso, come sottolinea anche una delle fedelissime olgettine, Maristel Polanco. Del resto anche a lei, come a tutte le ragazze del Bunga Bunga, il cavaliere versa ancora 2.500 euro al mese. Merita certo di più la madre dei suoi figli, dice Maristel. E specie dopo che contro ogni previsione la villa di Macherio, cornice di 20 anni d'amore, resta salda nelle mani del cavaliere, con i suoi 78 milioni di valore stimati. Cuore spezzato ma patrimonio intatto, fra sorrisi e pubblico applauso. Non è così che si fa fra le persone che hanno uso di mondo?